Una giornata importante per il comitato WISP di Brescia. Domenica, alla palestra comunale ex centro polivalente di via Collibeato, si sono tenute le finali provinciali dei tre tornei di pallavolo organizzati dall'Unione Italiana Sport per Tutti, il torneo Primavera, la Serie B e la Serie A. Sì, oggi si stanno tenendo appunto le finali delle nostre tre categorie di pallavolo mista, 3 più 3. La pallavolo mista innanzitutto è un pallavolo che si gioca insieme ragazzi e ragazze, quindi sempre in campo tre donne e tre uomini. Quest'anno abbiamo avuto 37 squadre suddivise in tre categorie, quindi trofeo Primavera, diciamo il livello un po' più amatoriale, poi c'è la Serie B e infine la Serie A che è il livello massimo più alto. E oggi c'è un folto pubblico, devo dire, in linea con gli altri anni, ma forse anche di più, di questo ci fa molto contenti. Oltre alle premiazioni di primo classificato e secondo classificato, durante l'anno sono stati votati anche i migliori giocatori sia dagli arbitri che dalle squadre e quindi verrà consegnato appunto il premio al miglior giocatore donna, miglior giocatore uomo delle tre categorie, quindi trofeo Primavera, Serie B e Serie A. Premiazioni per il miglior arbitro di stagione e per il direttore di gara emergente, prima di lasciare spazio alle squadre che si sono conquistate le finali e ai migliori giocatori di ogni categoria. Nel torneo Primavera si è imposto Bedizzole per Bedizzole, che ha superato in 4 set le Dossante e Brescia. Risultato gemello nella Serie B, dove Roncadelle ha superato 3-1 la Sebina Volley. Grande attesa per la finale A, piuttosto equilibrata a dispetto del 3-0 per le Stibarghe contro la nuova Fattoria Chiesanuova. I tre set sono terminati tutti col punteggio di 25-22. Spazio anche per un breve discorso finale del presidente provinciale dell'Unione, Ivano Baldi. La terza giornata di finali a cui partecipo è stata una giornata estremamente divertente, a partire dalle due squadre che hanno fatto il torneo Primavera e che si sono affrontate poi nella finale, e anche le altre due finali sono state davvero molto belle. Io non sono un tecnico della pallavolo, però è stata una bella giornata.